La polizia! Per commento, un assessore per commento, che prende a saltare qua? Devono protendere loro! Siete disgraziati che sono! Ha chiesto di parlare? Parla lì, che dopo parla con te, che non c'è una cosa c'è! E devo assicurare tutta la porta! Ho capito! Vai, vai, vai avanti! Continuiamo! Sospensione per che cosa? Mi sta morendo, che è l'ospedale, non è? Voi, come consigliere comunale, che siete stati eletti dal popolo, che abbiamo votato noi, il nostro, l'aiuto voi, se non dovete fare. Ma devo attaccare voi, l'assessore Bellardello oggi alla riunione era allo scuro di tutto. Ci ha promesso soltanto dei chiarimenti, ci ha promesso che praticamente avrebbe studiato a casa la lezione, si sarebbe informato su quello che era successo e ci avrebbe dato delle risposte per aiutarci, ci avrebbe aiutato, bastavano delle semplici risposte. Dove sono queste persone? Stanno morendo di fame, stanno morendo. Delle semplici risposte bastavano. Abbiamo 6 mesi che niente, stiamo morendo di fame, 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 buffone, ma vi date dentro, mi fa uffiti. Naturalmente la presenza delle forze dell'ordine, grazie. Non capisco,
mi sta mangiando! Ma si richiama! Ma che ne è ora? Qual è il chiave? Dopo che triste, non siamo delinquenti! Siamo più civili di lui, siamo più civili di lui. Io oggi sono andato per ascoltare. Che cosa si dice? No, è una cosa. Ma la città di Punta Verde, preoccupate, tutta che la terrebbe città. Da 5 anni tutte sono lì. Che mi interessa stare qua. Deve andare in interessa. Un cesareste va tutti su, così e adesso quando c'è una persona lì, dilla un cesareste va tutti su, tutti su, perché quando un sindaco ogni volta che vuole incontrare la Beciangente dice sempre una delegazione di 5 persone, offende tutti gli altri, offende tutti gli altri, un ce n'è, 5 cristalli no, non esistono 5 cristalli, hai capito male, dopo quando mi aspetto di incassare la delegazione, se saresti mio fratello, ti obbligherei a mettere in delegazione, Salvatore! Presta il commissario a passare all'SRL! La Meloni sarà il sindaco di Roma e chi su casa invece le palle non ce l'ha venuto che tu dici, dite la fine, lui le palle di incontrarci a noi non ce l'ha.